Continuiamo l'esercitazione che abbiamo iniziato la volta scorsa, stiamo procedendo al dimensionamento preliminare dell'elica di una dottrina Kaplan. Abbiamo delle determinate specifiche di progetto per la possibilità di sfruttare un salto idroelettrico, un salto utile, di utilizzare un certo salto utile con una certa portata, facendo delle considerazioni su quelli che deve essere la velocità di rotazione della macchina. Siamo arrivati a definire come macchina, come turbina idraulica utile a sfruttare questo salto, una turbina di tipo Kaplan. Quindi questa configurazione massima. Abbiamo deciso di studiare, di andare a disegnare il profilo considerando la pala dell'elica, considerando tre linee di corrente, una al mozzo, una alla mezzeria e una all'apice, che dobbiamo fare perché le pale dovevano essere svergolate e abbiamo adottato una tecnica di svergolamento a quattro cilindri. E la volta scorsa siamo arrivati a definire i triangoli delle velocità su tutte e tre le linee di corrente che stiamo considerando. Dopodiché abbiamo infatti definito il profilo, abbiamo definito il profilo da utilizzare alla linea di corrente più interna, quello a raggio interno. Abbiamo deciso di utilizzare un profilo della serie Cottinga, il GO 682. Risponderà alle specifiche che abbiamo per quanto riguarda la necessità di scambiare potenza tra fluido e pala quando ha allestato con una certa incidenza I pari, quanto abbiamo calcolato, 4,4 gradi rispetto alla W infinita, ci dà un coefficiente di portanza pari a 0,94, giusto? Pari a 0,94. Tenendo conto del bene infinito, questo ci ha permesso di ricavare l'angolo di rallentamento gamma del profilo. Avevamo imposto una solidità sigma al mozzo pari a 1,1 e quindi, avendo fissato fin dall'inizio il numero di pale, abbiamo voluto contare anche quella che era la corda al mozzo. E quindi abbiamo di fatti definito il profilo da utilizzare e abbiamo definito la forma della pala, quindi alla linea di corrente più interna. Dopodiché ci siamo anche calcolati, segnata la corda e segnato l'angolo di rallentamento gamma, il valore della corda circonferenziale e quella della corda assiale, cioè l'altezza della pala vista in una sezione assiale, in una sezione meridiana, la larghezza della pala vista invece in pianta. La proiezione in pianta della pala e quindi la larghezza della pala vista in pianta. Rispettivamente LA è pari alla corda del profilo per il seno di gamma, L con C è pari ad L per il coseno. Abbiamo fatto una tabellina, disegniamo l'attività di raggio d'orario. Ragionando sempre, linea di corrente a raggio interno, alla mezzeria e al raggio esterno, ossia al mozzo, mezzeria e apice della pala. Abbiamo visto che per i triangoli delle velocità che abbiamo ricavato, abbiamo Cp per L su T, il coefficiente di portanza della solidità. Io risegno anche il valore del raggio interno, anche se qui per me abbiamo risolto tutti i conti. 1,03. Alla mezzeria questo valore deve essere pari a 0,39, all'apice a 0,25. Per quanto riguarda il passo palare T, i
greco D fratto il numero di pane. Diametro interno abbiamo 393 mm. Alla mezzeria abbiamo 628 mm. All'apice abbiamo 864 mm. La solidità sigma L su T. Il diametro interno l'abbiamo imposta 1,1, da cui è discesa un valore della corda appunto del profilo sempre in millimetri pari a 432 e quindi un valore del coefficiente di portanza appunto pari a 0,9. E poi gli altri dati che andremo ad aggiungere. Quindi al mozzo noi abbiamo imposto una solidità, ci siamo ricavati una corda, ci siamo ricavati il C-B e poi siamo andati, una volta scelto il profilo, abbiamo valutato l'incidenza di questo profilo. Alla mezzeria e all'apice procediamo in maniera leggermente diversa, cioè facciamo riferimento alla slide. Abbiamo valutato anche l'altro giorno il valore appunto dell'ampiezza della corda circonferenziale, corda del profilo proiettata sul piano ortogonale all'asse e la dimensione della pala che vediamo in piano. Quindi se questo è il raggio interno, bordo di attacco della pala, che questa sia la corda circonferenziale L-C, da qui parte la nostra pala. Disegniamo la pala per avere una vista in pianta tale che i bordi siano approssimativamente radiali. Sì. Questo è il raggio interno, questo è il raggio esterno e qui abbiamo la mezzeria. Tale che sia rispettata la condizione che l'angolo al centro teta pari a sviluppo circonferenziale della corda al raggio interno fratto il raggio interno stesso sia pari allo sviluppo circonferenziale della corda alla mezzeria fratto il raggio di mezzeria pari allo sviluppo circonferenziale della corda all'apice fratto il raggio all'apice della pala. Questo ci dà uno sviluppo pressappoco, ci darà uno sviluppo pressappoco radiale della pala. Pressappoco radiale perché non esattamente radiale. Abbiamo visto che la corda circonferenziale è data dalla corda del profilo moltiplicato per l'angolo di capottamento, quindi ad esempio corda del profilo alla mezzeria e il coseno dell'angolo di capottamento che usiamo alla mezzeria fratto R con M, imponiamo che sia pari a questo valore teta che possiamo ricavarci dal fatto che abbiamo già calcolato lo sviluppo circonferenziale della corda al bordo interno, al mozzo. Purtroppo gamma è pari, dipende sia dal beta infinito sia dall'angolo di incidenza, quindi in realtà Lm per il coseno di beta infinito alla mezzeria meno
l'angolo di incidenza alla nozzeria dovrebbe essere pari a quest'angolo al centro theta per il raggio alla mezzeria, il raggio di mezzeria. Noi a questo stadio dei calcoli non conosciamo ancora il valore dell'incidenza che abbiamo alla mezzeria oppure all'apice della palla. In genere però sappiamo e abbiamo visto anche facendo i conti al diametro interno che l'incidenza è sempre molto piccola, di pochi gradi. Facciamo un'approssimazione. Assumiamo alla mezzeria il valore L della corda del profilo pari a questo angolo al centro teta per il raggio di mezzeria diviso il coseno di ben infinito. Ci approssimiamo I a 0. In questo momento, nel fare questo calcolo, confrontiamo l'angolo di dilatamento con l'angolo per l'infinito, calcoliamo tramite questa relazione la corda, il valore della corda da assegnare al profilo che andremo a montare alla mezzeria della pala, ovviamente in maniera simile all'apice n con I teta per R raggio della pala all'apice fratto coseno di ben infinito. Il risultato sarà che l'andamento, che i bordi della pala non saranno perfettamente radiale, ma avranno un andamento approssimativamente radiale. Quindi teta ce lo ricaviamo perché appunto abbiamo già calcolato questo valore al raggio interno la volta scorsa, sappiamo quanto vale la corda circonferenziale, quindi ci ricaviamo teta che sono circa 88 gradi. Bene infinito ce l'abbiamo sia alla mezzeria che all'apice dai triangoli delle velocità, l'abbiamo calcolato la volta scorsa. RM e R ovviamente ce li abbiamo, possiamo calcolare, assegnare i valori della corda alla linea di corrente alla mezzeria e a quella all'apice. Sviluppiamo i conti, ci viene che alla mezzeria adotteremo una corda pari a 648 mm, all'apice adotteremo una corda pari a 870 mm. Quindi ci calcoliamo la solidità sigma alla mezzeria all'apice, parallelamente il rapporto tra la corda e il passo palare. Otteniamo 1,03 alla mezzeria, 1,01 all'apice. Che deve avere il nostro profilo montato in schiena per assicurare quello scambio di azione che abbiamo valutato la volta scorsa. In particolare viene alla mezzeria abbiamo bisogno di un coefficiente di portanza pari a 0,38, all'apice pari a 0,28. Dato il coefficiente di portanza, a questo punto potremmo pensare di procedere come abbiamo proceduto la volta scorsa esaminando la linea di corrente al morso, dove abbiamo scelto un profilo che ci dà un certo C con P e poi bla 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 abbiamo
l'abbiamo calibrato, abbiamo trovato l'incidenza in corrispondenza del quale il profilo scelto ci dà appunto un certo coefficiente di importanza e l'abbiamo poi calibrato determinando un angolo di calibramento. Ora vi faccio notare una cosa. Supponiamo di voler utilizzare lo stesso profilo che abbiamo utilizzato al morso. Ora qui abbiamo le coordinate in quella tabellina abbiamo l'andamento y con 0, cioè la freccia relativa ai vari punti che costituiscono l'estradosso, e della y con u i punti della freccia, la coordinata y, dei vari punti che costituiscono l'intradosso del profilo. Difatti lo spessore massimo del profilo viene a coincidere con la massima freccia che abbiamo sull'estradosso, se andiamo a esaminare i dati che abbiamo in tabella. Nel profilo che abbiamo scelto, ma la cosa si ripete un po' per tutti, la massima altezza dell'estradosso è l'11,2% della corda, perché questi dati sono dimensionalizzati rispetto alla corda. In particolare qui si fa 100 il valore della corda, quindi le x vanno da 0 a 100, e qui abbiamo in corrispondenza di ogni x qual è il valore, appunto, l'altezza dell'estradosso, l'altezza dell'intradosso rispetto a un piano su cui il profilo si appoggia. La massima altezza di estradosso è 11,2% rispetto alla corda. Nel profilo che abbiamo utilizzato al morso, quindi, che l'abbiamo preso così com'è il profilo, il GO682 y max su L, questo è il dato che abbiamo utilizzato nel fare i conti dell'incidenza, è 0,112. Quindi y max è 0,112 per 432 mm, ossia tenessimo lo stesso profilo, guardate, la corda passa da 432 a 648 a 870, quasi raddoppia all'apice rispetto al morso. Qui significa che andremo a costruire in qualche modo una pala che ha uno spessore massimo di circa 48 mm al morso, e questo spessore va crescendo man mano che ci muoviamo dal morso all'apice. Arriveremo quasi a 10 cm all'apice, che ovviamente è un controsenso. Noi interessa, se guardiamo la pala da un punto di vista strutturale, che le massime sollecitazioni ce le abbiamo nella sezione di incastro, quindi al morso, e quindi ci interessa una pala che in realtà abbia spessore massimo decrescente. Massime caratteristiche di resistenza alla sollecitazione al morso nel punto di incastro, man mano che ci muoviamo verso l'apice ci interessa andare a fare una pala in realtà sempre più leggera, quindi uno spessore sempre minore. Per questo motivo utilizziamo la tecnica, non utilizziamo un profilo delle serie standard tal quale, ma utilizzeremo un profilo cosiddetto assottigliato. Cioè i profili aerodinamici che stiamo studiando hanno la particolarità che se io considero un profilo aerodinamico da essi derivati, quindi la slide si fa l'esempio riferendoci al GO428 che è molto simile al profilo che noi stiamo usando in questa esercitazione, io posso ottenere, partendo da questo di base, un profilo ispessito oppure assottigliato. Cioè lo ottengo andando a moltiplicare le ordinate dell'estradosso e le
centro d'osso per un certo fattore F. Se è maggiore di 1 questo fattore F, parlerò di profili spessiti, se è minore di 1 parlerò di profili assottigliati, ottenendo quindi un nuovo profilo aerodinamico che però ha la caratteristica di avere un coefficiente di portanza esprimibile secondo la stessa legge che utilizzavamo per il profilo di base. L'unica correzione che dobbiamo fare è andare a moltiplicare il termine noto che ci dà il coefficiente di portanza in questa relazione lineare per lo stesso fattore di scala che abbiamo utilizzato per scalare le coordinate y0 e y1 che ci descrivevano l'estradosso e l'intradosso del profilo. Difatti, facciamo proprio l'esempio pratico del nostro profilo. Questo è, sono le coordinate, la matrice che ci descrive da un punto di vista geometrico il GO682 di base, il profilo che stiamo usando. Io posso andare a costruirmi un profilo derivato da questo andando nella prima riga. C'è la freccia dell'estradosso, seconda riga ho invece la freccia relativa all'intradosso. Posso costruirmi un profilo derivato dove chiamiamo con y' la freccia relativa all'estradosso e y' la freccia relativa all'intradosso. Ok, al punto di partenza 0 abbiamo 2,5 e 2,5. Queste y' per il mio profilo derivato verranno 2,5 per un certo fattore di scala F. Al 5% della corda 4,55 per un certo fattore F per quanto riguarda l'estradosso. Scusate, ho saltato un pezzo. 1,25% 1,05 per F mi darà una nuova coordinata dell'intradosso. Al 2,5% della corda avrò 5,55 per F come coordinata dell'estradosso, 0,6 per F ordinato dell'intradosso. Procedo in questo modo, quindi sto scalando il profilo, ma lo sto scalando soltanto lungo Y. Fino ad arrivare al 100% della corda, vabbè in questo caso 0 e 0, diciamo 95 e 100. Per F di 0,15 per F. Il profilo quindi che ottengo, qui sono riportati una serie di profili ottenuti da quello base assottigliando per 0,73, quindi questo F vale 0,73, 0,54, 0,39, 0,28. E il profilo diventa sempre più sottile. Da un punto di vista aerodinamico avranno un coefficiente di portanza che in realtà segue esattamente la stessa legge del profilo di partenza, nel nostro caso 4,8 per y max su L del profilo di base moltiplicato per il fattore F che abbiamo scelto per l'assottigliamento o l'ispessimento, meno 0,092 per
Quindi io, ci possiamo andare a costruire dei nuovi profili derivati da quello originale, di cui conosciamo comunque la caratteristica aerodinamica, almeno per quanto riguarda il coefficiente di portanza, la capacità di portanza. In realtà y max per f del profilo base verrà a coincidere esattamente con l'y max del profilo derivato, cioè quando io qui vado a moltiplicare nella legge che mi dà il coefficiente di portanza per il fattore di scala f, quello che mi viene qui dentro nel termine noto sarà proprio la nuova freccia massima del profilo che sto utilizzando. Scusate, questo è un più o meno. Vediamo se la portanza cresce o cresce con incidenza. Allora, utilizziamo questa tecnica. Ho detto, per noi non ha senso che lo spessore della pala cresca dal mozzo fino all'apice. Imponiamo noi uno spessore della pala all'apice pari a 22, o meglio, io impongo direttamente, tanto è simile, il valore max, la freccia massima che il profilo che utilizzo all'apice deve avere, lo impongo pari a 22 mm. Decido di utilizzare sempre lo stesso profilo che ho utilizzato al mozzo, il Go 682. Quindi all'apice ottengo un rapporto y max su L pari a 22 su 870, ossia pari a 0,025. Questo significa base dove y max su L è pari a 0,112. Significa che dovrò utilizzare un fattore di assottigliamento F pari esattamente a quanto? Pari a 0,025 su 0,112. In questo modo andrò a costruire un profilo assottigliato derivato da quello originale che, andando a considerare lo sviluppo della corda L del profilo pari a 870, mi darà come freccia massima dell'estradosso all'apice esattamente 22 mm che poi. Quindi dovremo considerare un fattore di assottigliamento F che, per qua, mettendo per la nostra tabella, al mozzo vale 1, all'apice vale 0,23. Possiamo ripetere i canti alla mezzeria. Voglio uno sviluppo lineare dei profili, dello spessore dei profili, quindi impongo è approssimato un andamento lineare della freccia massima del profilo, quindi alla mezzeria il mio profilo dovrà avere una freccia massima pari
48,4 più 22 fratto 2. La media tra quella che è ormus e quella che è l'apice. Quindi pari a 35,2 mm. Ossia y max alla lenzeria fratto L 35,2 fratto 648 pari a 0,054 al momento. No, max su L scusate pari a 0,054. Quindi questa volta abbiamo un fattore di assottigliamento da utilizzare per il nostro profilo pari a 0,054 sempre su 0,112 perché sto partendo per quello stesso profilo di base. Ottengo un valore di F pari a 0,48. Quindi a questo punto possiamo risolvere il profilo sia alla lenzeria che all'apice della gara. Perché alla mezzeria, ad esempio, voglio un determinato CP, ossia 0,38, pari, caratteristica del profilo assottigliato, 4,8 per y max su L del profilo di base moltiplicato per il fattore di assottigliamento F più 0,092 per l'angolo di incidenza I. L'incidenza quindi sarà pari al CP desiderato meno 4,8 per y max su L del profilo di base, quel famoso 112, per fattore di assottigliamento F, fratto 0,092. All'apice vogliamo un coefficiente di portanza che è 0,38 e abbiamo un F pari a 0,48. La mezzeria abbiamo un coefficiente di portanza pari a 0,38 e abbiamo un fattore F pari a 0,48. Otterremo l'incidenza alla mezzeria deve essere pari a 1,29 gradi, 1,3 gradi. All'apice vogliamo un coefficiente di portanza di 0,21 con un fattore di assottigliamento 0,23. Otteniamo 0,93 gradi, 0,9 come angolo di incidenza. Thank you.
Quindi, ve lo riporto qui, non ci pensi, in grado se sta già sempre, 4,4 già calcolato al morso, 1,29 alla mezzeria, 0,23 all'apice. Possiamo calcolarci a questo punto l'angolo di gavettamento gamma, beta infinito meno di al morso già l'abbiamo fatto, andiamo 26,6 gradi, alla mezzeria 16,4, all'apice 11,6. E a questo punto possiamo andarci a calcolare i valori effettivi della corda circonferenziale e della corda assiale. Sempre la mezzeria, al mozzo, scusate, che avevamo risolto tutto, 386 e 193. In base a questo valore dell'incidenza, che è poco più di 0, ma comunque diverso da 0, quindi ci modifica un pochino i conti che avevamo fatto in precedenza, otteniamo corda circonferenziale alla mezzeria 622, mentre all'apice vale 852 mm, corda assiale alla mezzeria 183, all'apice 174. Possiamo andare a fare il disegno della pianta, il disegno della macchina. Qui vi ho riportato i risultati relativi in realtà alla stessa applicazione, ma in cui si è ragionato a più linee di corrente, non esattamente quelle che abbiamo scelto noi. Profilo di base, profili assottigliati con vari fattori di assottigliamento. Vista in pianta, queste sono in realtà le macchine parziali, le mezzerie delle varie macchine parziali che sono state poi utilizzate in questo corso. Se per semplificare le cose ho fatto su tre linee di corrente, in realtà poi in un conto reale dovremmo andare a fare una suddivisione un po' più fine delle varie macchine parziali e metterci alla mezzeria di ogni macchina parziale, ognuna delle quali è individuata da due superfici cilindriche. Quindi una serie di superfici cilindriche tutte centrate sull'asse della macchina, e vado a ragionare sulle linee di corrente che stanno definite al centro di queste superfici, di queste falde cilindriche passate. Vedete, andamento in sezione meridiana, le valli hanno un'altezza, quello che vedo è lievemente decrescente, lo sviluppo della sezione della vista in pianta, effettivamente le valli hanno uno sviluppo radiale, non esattamente radiale, ma con un'approssimazione. E poi lo sviluppo delle varie sezioni cilindriche per quanto riguarda i profili svolti nel piano, al mozzo, qui cominciamo a allontanarci fino ad arrivare vicino all'apice della pala, quindi i profili che diventano sempre più lunghi perché la corda sta aumentando, sempre più sottili perché in realtà sto utilizzando lo stesso profilo, ma lo sto anche assottigliando. E vedete come varia l'incidenza, questa rappresentata in nero è la W infinito, mozzo fino diciamo all'apice, qui ho un angolo di incidenza molto molto basso, quello che ottengo è un coefficiente di portanza molto basso. In realtà il grado di reazione della pala cambia man mano che mi muovo dal mozzo verso l'apice e tende fortemente ad aumentare, come possiamo facilmente verificare. Avete tutti quanti gli elementi in mano, ad esempio, per calcolare il grado di reazione cinematico a ognuna delle linee di corrente che abbiamo considerato. E qui siamo prossimi a 1 come grado di reazione, quindi lo scambio di azione in realtà è molto inferiore a quello che abbiamo qui. Ultima cosa che ci resta da fare, sono un paio di cose da fare ancora,
proprio all'inizio, quando ci siamo ricavati il valore del coefficiente di importanza per la solidità, io ho detto ok, lambda me lo aspetto molto piccolo, perché sono in condizioni di time, quindi andrò a scegliere un profilo tale che mi dà quel CP quando lavoro in prossimità delle condizioni di massima efficienza. Quindi mi aspetto R molto piccola rispetto a P, mi aspetto quindi un angolo gamma molto piccolo, minore di 1. Verifichiamola questa ipotesi che abbiamo fatto, su cui si regge tutto il nostro calcolo, perché se non fosse verificato il nostro calcolo sarebbe tutto sballato. Ripeto, noi avevamo assunto l'angolo del trito lambda pari ad 1, un grado per ogni linea di tornante. Ora, verifichiamolo al mozzo, questo è abbastanza semplice da farsi, perché abbiamo, al mozzo abbiamo utilizzato il profilo di base, di cui abbiamo proprio lavorare nel caso di allungamento infinito, quindi possiamo andare a leggere direttamente su questo diagramma il CP e il CR in corrispondenza di un CP 0,94 al mozzo abbiamo un coefficiente di resistenza pari a 0,0112. L'angolo di attrito tangente di lambda è proprio pari a C con R su C con T, 0,012. L'angolo di attrito lambda al mozzo è pari a 0,7 gradi. Siamo al di sotto di quel grado che avevo ipotizzato, ok, siamo in favore di sicurezza, possiamo ritenere validi quello che abbiamo fatto. Per quanto riguarda invece la mezzeria all'apice, il problema è che il coefficiente di portanza può essere facilmente esteso quando dal profilo base passiamo ai profili assottigliati, nel modo in cui vi ho detto. Andiamo a moltiplicare il termine noto della relazione lineare per lo stesso fattore che utilizziamo per l'assottigliamento o l'ispessimento. Non riusciamo a ottenere una legge per quanto riguarda il C con R derivato dal profilo base in maniera così semplice. Quindi dobbiamo fare ricorso ad altre relazioni, o delle sperimentazioni dirette, oppure una relazione approssimata, che è questa, molto semplice, dove valuta direttamente la tangente dell'angolo di attrito per un certo profilo, conoscendone fondamentalmente la freccia massima dell'estradosso rispetto alla corda. Questa relazione ha di buono di essere molto approssimata, ma approssimata in eccesso, cioè sovrastima di parecchio l'angolo di attrito, il che ci mette in sicurezza. Se con questa relazione otteniamo un lambda minore di 1, di sicuro il lambda reale sarà ancora 1. Quindi abbiamo tangente di lambda pari a 0,012 più 0,06 per y max su L del profilo di base moltiplicato per il fattore, nel nostro caso, di assottigliamento F. Questo vale sempre 0,112, F abbiamo detto in un caso ci vale 0,98, in un caso 0,23. Otteniamo direttamente i valori di lambda alla mezzeria 0,9 gradi, all'apice
0,8 gradi. Quindi ripeto, in realtà questi valori sono decisamente sovrastimati a quelli che saranno poi effettivi, quindi stiamo di sicuro all'interno di quel range che ci siamo fissati, lambda minore di 1. Quindi riteniamo soddisfatto. Qui ci fermiamo per quanto riguarda il progetto preliminare del gigante, semmai poi partendo da questi dati potremmo andare a verificare l'efficienza della paga in base ai valori del CP e CR. Okay. Sviluppiamo invece un'altra parte, quella relativa alla resistenza alla caricazione della macchina. Ho già detto che questa macchina monterà un tubo diffusore. Normalmente quello che si fa nel valutare la cosiddetta altezza di aspirazione, altezza di installazione massima che può essere messa la macchina, si utilizzano dei parametri adimensionali, pure dati forniti da catalogo. Noi proviamo a fare un conto che tiene conto appunto di quello che abbiamo, in cui consideriamo sia quello che abbiamo studiato sui diffusori sia quello che sappiamo dei profili avanti. Conto approssimato, però, giusto per chiudere il cerchio sull'aerodinamica dei profili, a cui questa esercitazione in realtà è molto utilizzata in questa esercitazione. Ora, nel nostro, montando un tubo diffusore, le performance della macchina aumentano, abbiamo visto a lezione, perché fondamentalmente, a parità di tutto il resto, lo scarico P2 viene portato ad essere minore della pressione atmosferica, quindi la macchina scarica sotto vuoto, il che quindi fa aumentare il lavoro di reazione che scambiamo all'interno della nostra macchina. In particolare, la pressione P2 P2 che abbiamo a pressione di scarico della macchina è imposta dalla geometria del tubo diffusore, dalla sua altezza, dal rapporto tra le sezioni ingresso e di uscita ed è dal bilancio di energia P2 su ρ, pressione allo scarico della macchina, all'uscita della girante, sezione 2 come l'abbiamo considerato fino adesso, pari a solo meno GH2, dove H2 è l'altezza di installazione della nostra macchina, se facciamo riferimento a quella slide, meno rendimento del diffusore per energia cinetica che si vuole recuperare, un conto proprio la nostra C2, in realtà è la C2M, macchina progettata con scarico assiale, avevamo calcolato la C2M proprio all'inizio dell'esercitazione, 4,56 metri al secondo. Ipotizzo di rallentare il flusso fino alla sezione 3, diciamo di scegliere una C3 pari addirittura a 1 metro al secondo. Quindi posso calcolarmi questo termine. La logica quale sarebbe? La pressione P2 deve essere maggiore della tensione di vapore dell'acqua per non avere cavitazione. Quindi, come succede per le pompe, questa deve essere, se guardo al diffusore, deve essere maggiore della tensione di vapore dell'acqua alla temperatura di esercizio che sto considerando su ρ. Quindi in realtà
da questa diseguaglianza io ottengo un H2 minore di un certo qualcosa che facilmente possiamo sviluppare da un punto di vista. Quindi, come per le pompe, ottengo una massima altezza di installazione possibile per la macchina per non incorrere nella calibrazione. Il problema è, effettivamente, stiamo considerando tutti i termini? Cioè, la cavitazione, per essere sicuro che non ci sia cavitazione nella mia macchina, io devo verificare che il punto di minima pressione sia maggiore della tensione di vapore. All'interno della macchina posso avere punti in cui la pressione è ancora più piccola dell'Apicon 2, di quella che sto calcolando all'uscita del tubo di, all'ingresso del tubo diffusore? Sì o no? Però ci andiamo avanti, perché oggi è tardi. No, perché no? Non facciamo brutta figura in diretta che si è registrata, no, non le faccio solo io. Allora, perché? Perché oramai sappiamo bene che i nostri profili, qualunque sia la macchina, in realtà si comportano come dei profili alati, hanno dei lati in pressione e dei lati in depressione. Il ventre è generalmente in pressione, il dorso è in depressione. Quindi io ho il mio profilo della mia rada, qui è riportata l'ala di un aereo, la nostra turbina carbon sarà invertito, il dorso sta verso il basso e il ventre sta verso l'alto, il dorso comunque è sempre il lato in depressione. Io all'uscita della pala, qui, diciamo, dove si è miscelato il flusso, ho quella P con 2 che ho calcolata facendo riferimento al flusso che ho all'interno del diffusore. Questa P con 2 qua. Ma in realtà tutto il mio dorso è in depressione rispetto a quella pressione di uscita. Quindi il punto di minima pressione io ce l'ho sul dorso della pala, all'interno, tra virgolette, del canale rotorico, anche se qui stiamo esaminando una turbina delica e non c'è un vero e proprio canale. In realtà è così che vanno le cose, perché lo scambio di azione tra fluido e pala avviene proprio per esistenza di una differenza di pressione tra dorso e ventre. Quindi per forza di cose all'interno del canale io ho una distribuzione locale di pressione che è inferiore rispetto al punto in cui ho una pressione che è inferiore rispetto al punto di uscita. Quindi in realtà se voglio valutare proprio la P minima, devo in qualche modo valutare questa delta P, la massima depressione che posso avere sul dorso del profilo rispetto a quella che sarà la pressione di uscita. Quindi in realtà la mia P minima, io la rapporto sempre a Rho per fare riferimento al bilancio dell'energia, sarà pari alla pressione che ho all'uscita dalla pala P2 su Rho, rapportata sempre alla tensione, fratto la massima depressione che raggiungo sul dorso della palla, sul dorso del profilo in questo caso. Ora, come lo stimiamo questa depressione? Utilizziamo una formula semplificata, una formula empirica di Flyer, che stima questa, in realtà una formula utilizzata per valutare la portanza. Secondo Flyer la portanza del profilo è all'incirca un mezzo per, ecco, all'incirca pari a un mezzo per la massima depressione che misuro sul dorso del profilo per la superficie fratto un coefficiente correttivo alfa, che nel caso delle turbine idrauliche pone pari a circa un terzo. In realtà questa relazione viene fuori da un punto di vista di concettuale dall'esame di un diagramma tipo questo, in cui vedete la distribuzione delle pressioni all'incirca triangolare, soprattutto quella sul dorso. In realtà poi non è sempre così, le pressioni si appiattiscono. Però se questo è un triangolo, la risultante dell'azione delle pressioni è pari all'area del triangolo,
quindi un mezzo altezza per base, dove l'altezza è proprio la massima depressione. E così, se la distribuzione è effettivamente triangolare, poi nei profili reali che si utilizzano non sempre abbiamo questa distribuzione triangolare, quindi c'è un fattore correttivo in realtà piuttosto cospicuo, che ripeto, Flyder pone pari a un terzo. Quindi, siccome la portanza nelle nostre ipotesi semplificative è Ct e mezzo ρ doppio V infinito uguale Lb, dove abbiamo confuso. Come? No, no, tutto a posto, grazie. Dove abbiamo assunto che il nostro profilo messo in schiera ha lo stesso coefficiente di portanza del profilo operato. Quindi, se eguagliamo un mezzo massima depressione sul profilo sbaglio Lb pari a Cp un mezzo ρ doppio V infinito uguale Lb, la superficie di riferimento se ne va, un mezzo e un mezzo se ne va, otteniamo che la massima depressione è uguale ad alfa cp ρ doppio V infinito alla seconda. La pressione minima sarà pari a PA su ρ meno GH2 meno ETD C2 alla seconda meno C3 alla seconda fratto 2 meno alfa CP ρ doppio V infinito alla seconda. Deve essere maggiore questa della tensione di vapore dell'acqua fratto ρ per non avere gradazione. Quindi ne consegue che H2 dovrà essere maggiore della pressione ambiente meno la tensione di vapore dell'acqua fatto ρ meno eta d, scusate, minore c2 alla seconda meno c3 alla seconda fratto 2 meno a c uguale doppio V infinito alla seconda. E questo dobbiamo calcolarlo al mozzo, alla mezzeria e all'apice, perché abbiamo dei valori di doppio V infinito e di Cp che sono differenti a seconda della linea di corrente che prendiamo. Quindi a questo punto avete tutti quanti gli elementi per andare a valutare ognuno di questi tre termini. Partiamo dal tomazzolo da circa 10 metri disponibili, ci togliamo circa un metro qui,
0,8. Ci togliamo al massimo altri 3 metri qui, per la depressione che stimiamo esistere sul dorso del corpo stesso. Troviamo alla fine una massima altezza di aspirazione, di installazione della macchina, che è di circa 6 metri. In realtà questo è più un esempio, perché didattico proprio per ragionare poi su quella che è la distribuzione di pressione sul dorso. In realtà dovremmo andare a considerare quello che accade quando la macchina lavora in condizioni di off design, cioè la massima portata. Lì abbiamo le massime velocità, le massime pressioni, il massimo pericolo di cavitazione, e dovremmo tenere presente allo sezione di scarico, nelle condizioni di design noi abbiamo una pressione costante, infatti, perché abbiamo quel componente periferica della velocità assoluta pari a zero alle condizioni di design. Ma in realtà sappiamo che per l'equilibrio radiale, quando la componente periferica della velocità, la C con U, è invece maggiore di zero, si instaura un gradiente di pressione all'interno della macchina. Quindi in realtà sul mozzo avremo una pressione più bassa di quella che abbiamo al lancio, effetto della forza centrifuga dovuta alla componente periferica. In realtà poi i conti si complicano un po', dovendo considerare in primo luogo cosa accade alla portata massima, come sono gli angoli delle velocità della portata massa e quindi le distribuzioni di pressione, e poi cosa accade sul corso del corso. Però no, non ci fermiamo a queste considerazioni. Allora, ragazzi, per quanto riguarda questa esercitazione abbiamo terminato. Non ve l'ho dato? Io ho stimato uno 0,8, quello a lezione che ho detto, il movimento del diffusore dipende, allora i numeri che vi ho dato finali, neanche scritto, vi ho raccontato a voce, sono relativi a un rendimento del diffusore, lo controllo un attimo, 0,8, in linea con quei dati che vi ho dato a lezione sul rendimento del diffusore. Allora, con questo abbiamo finito l'esercitazione sulla turbina Galvan.